Furto con staccata e folle inseguimento, e per le vie di Vittorio la polizia arresta un malvivente che assieme ad un complice avevano preso di mira un noto bar del centro cittadino. Dopo l'ennesimo furto con spaccato interviene con un convercio Ragusa. I nostri associati dicono si sentono sotto assedio e chiediamo un incontro col prefetto per una situazione ormai insostenibile. Dopo operazione dei carabinieri a Modica e Scicla, arrestato un ladro seriale per furto e falsa attestazione. In manette anche un marocchino per violenza e minaccia pubblico ufficiale. Il comune di Comiso chiede alla regione la dichiarazione dello stato di calamità dopo i recenti forti danni causati dal vento che hanno imperversato nel territorio e danneggiato tante aziende. Dalle urne per il voto del RSU, Funzione Pubblica e Fininvest CGL sono le prime province, così il segretario generale Giuseppe Scifo dopo le elezioni giorni scorsi. La scorsa notte gli agenti locali e commissariato di Vittorio sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto a danni in un noto bar situato all'interno di un'area di servizio. Gli agenti hanno appreso dal proprietario dell'attività commerciale che, qualche minuto prima, là avevano infranto la vetrata del bar con l'ausilio di un'auto utilizzata come ariete, asportando il cassetto e il registratore di cassa. Dopo aver appreso quindi le prime informazioni, le volanti sono messe subito alla ricerca degli autori del reato. Dopo una breve perlustrazione dei dintorni, la pattuglia ha incrociato nei pressi alla Fontana della Pace un'auto corrispondente a quella descritta, successivamente risultata rubata, con a bordo due individui che, alla vista della polizia, si sono dati a precipitosa fuga nonostante gli operatori di polizia avessero intimato l'alt. Ne è scaturito un pericoloso inseguimento ad alta velocità per le vie del centro cittadino, durato circa 20 minuti. In particolare l'inseguimento è iniziato sulla statale 115, in pratica dalla Fontana in direzione Gela. Affiancata all'autovettura in fuga, all'altezza dell'incrocio 68, gli occupanti sono transitati, servendo degli indumenti che indossavano, nel speronare l'auto di servizio, che solo grazie ad un'abile manovra dell'autista è riuscita ad evitare l'impatto. Giunto intorno a via Generale Cascino, l'auto, data l'elevata velocità, ha perso il controllo andando ad urtare su una rotonda. I fuggitivi sono però ripartiti nuovamente ad alta velocità, percorrendo ancora via Generale Cascino. La folle corsa è proseguita per altre vie. Poi hanno imboccato l'isola pedonale centralissima via Cavour, in quel momento gremita di persone, e continuata sino ad arrivare all'affollata Piazza del Popolo, dove si svolgeva la movida vittoriese. Nonostante tutto, i malfattori hanno ancora ingranato la retromarcia e hanno investito più volte l'auto di servizio nell'estremo tentativo di sfuggire. A questo punto, sentendosi in trappola, il conducente è sceso dall'auto proseguendo la fuga a piedi e riuscendo a dileguarsi. L'autista invece è stato subito bloccato dai poliziotti che hanno identificato e dichiarato in arresto un ventenne del posto. Il furto con spaccato in un bar di Vittoria è in realtà la cronaca di un ordinario sabato notte nella provincia Iblea. Confcommercio provinciale, alla luce delle ulteriori sollecitazioni dei propri associati, che continuano a rimanere le vittime di azioni criminose, ha deciso di formalizzare in queste ore una richiesta d'incontro con il prefetto. Apprezziamo l'azione svolta dalle forze dell'ordine, afferma il presidente provinciale Gianluca Manente, le ringraziamo per il loro impegno che, tra l'altro, nel caso di Vittoria ha permesso di catturare uno dei responsabili del furto con spaccata. E ringraziamo anche il prefetto per aver dato ascolto anche alle sollecitazioni provenienti dalle istituzioni locali di stabilizzare le presenze delle forze dell'ordine, soprattutto a Pozzallo. Ma i reiterati furti, continua Manente, la maggior parte dei quali messi a segno con spaccata, mettono in rilievo la necessità di porre ulteriormente sotto i riflettori la questione. Sembra che la provincia, che in passato non era adusa a episodi del genere, sia sotto attacco. Una condizione quindi davvero preoccupante che spinge l'associazione di categoria che tutela gli interessi dei commercianti a far sentire la propria voce, certi che la stessa sarà tenuta in debita considerazione dai massimi vertici istituzionali presenti nel territorio. Poi Manenti conclude esprimendo solidarietà alle vittime degli ultimi episodi, assicurando che gli associati che faranno valere nella maniera opportuna e nelle sedi deputate le loro ragioni.
dopo operazione dei carabinieri di Modica con due arresti rispettivamente alla città della Contea e a Scicli. A Modica i militari hanno arrestato Tamim Ahmed, 23 anni, marocchino, per furto in concorso e falsa attestazione delle generalità pubblico ufficiale. Il giovane fu già arrestato nel 2014 per essersi reso responsabile di alcuni furti in abitazione. Adesso sconterà la pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione. A Scicli invece sempre i militari hanno arrestato Khitr Salem, 41 anni, tunisino. La scorsa notte l'uomo in preda a fumi dell'alcol ha minacciato il titolare di un bar della centralissima via Mormino Penna, dove spesso viene registrata la fiction del commissario Montalbano. Un minorenne ivi presente ha tentato di convincere l'uomo ubriaco ad allontanarsi e a non infastidire la propria sorella, ma veniva a sua volta aggredito dal tunisino che gli chiudeva una mano nella porta d'ingresso, procurandogli una lesione guaribile in 10 giorni. I militari, prontamente intervenuti, hanno tentato di bloccare lo squilibrato, ma hanno prima ricevuto diverse minacce di morte e successivamente uno dei carabinieri ha subito anche un calcio alla gamba. Dopo l'ammanettamento e l'identificazione, il tunisino è stato dato in arresto e posto a disposizione del pubblico ministero di turno. Nel corso di numerosi controlli e perquisizione personale domiciliari, i carabinieri della compagnia di Vittoria hanno ieri individuato e arrestato un tunisino per spaccio di stupefacenti. L'attività ha permesso di arrestare l'uomo, 42 anni, Turki Nofal, sorpreso con cocaina e hashish durante un normale controllo, mentre si trovava agli arresti domiciliari. L'atteggiamento insofferente dell'uomo mostrato ha fatto subito insospettire i militari, che hanno deciso di effettuare appunto una perquisizione dell'intera abitazione, con esito positivo. Il maghrebino, infatti, aveva con sé ben 16 grammi di cocaina e quasi 180 grammi di hashish occultati nella camera da letto, oltre che dei bilancini di precisione per il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro. È scattato così l'arresto per il tunisino che, condotto presso la caserma e concluse le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa. Dovrà rispondere del reato di detenzione a fine di spaccio. Giornata quasi estiva ieri nel territorio ibleo, interrotta ad un certo punto per circa un quarto d'ora da una caduta di chicchi di grandine, addirittura grossi come ciliegi. In particolare nel Modicano, con parecchia curiosità delle famiglie sedute a tavolo per il rumore provocato appunto dall'inedita grandinata che ha colpito a macchia di leopardo il territorio di Modica, appunto con grossi chicchi che sono abbattuti sui tetti e sulle strade. Un colpo di coda a sorpresa dell'inverno, prima che il caldo, già assaggiato nei giorni scorsi, torni a farla da padrone, spianando poi la strada alla stagione estiva. Intanto una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 si è verificato la scorsa notte a Chiaramonte Gulfi, poco dopo le 2 della notte, ad una profondità di 27 km. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica ING di Rova. Non si sono registrati danni a persone o cose, la popolazione ha avvertito la scossa in maniera molto blanda. Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Comiso, riunitosi lo scorso 17 aprile, è stata approvata una mozione relativa alla dichiarazione di stato di calamità a causa dei forti venti che hanno imperversato nel territorio il 14 e 15 aprile. Il comparto agricolo soprattutto, ha spiegato il presidente Gigi Bellassai, ha subito ingenti danni sia alle strutture sia alle produzioni in atto, un comparto quello agricolo già vessato e messo in ginocchio da problemi legati ai prezzi all'origine dei prodotti agricoli che sono, tra l'altro, causa di un diffuso malessere tra imprenditori, piccoli proprietari e operai del settore che vivono quasi quotidianamente la crisi del mercato. Il Consiglio dunque, rileva ancora Bellassai, nell'esprimere solidarietà agli operatori del comparto, ha impegnato la Giunta a richiedere all'Assessorato regionale all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca, attraverso idonei percorsi, la dichiarazione dello stato di calamità, oltre all'attivazione immediata di un censimento dei danni delle aziende agricole di Comiso. Il risultato delle elezioni per il rinnovo delle RS1 e pubblica impiega nella scuola rappresenta un grande risultato per la CGIA di Ragusa, che si conferma primo sindacato in provincia. Lo afferma il segretario generale CGIA Ragusa, Giuseppe Scifo. Due comparti, il pubblico impiega e la scuola, dice Scifo, attraversato in questi anni difficili problematiche, il processo di svalorizzazione del lavoro e la conseguente riduzione dei diritti che ha investito il mondo del lavoro a causa di precise scelte politiche dei governi che hanno pesato anche sui lavoratori del pubblico impiego. La CGL, continua Scifo, di fronte a questo attacco ha sempre reagito con fermezza e determinazione, spesso in solitudine, aprendo vertenza a tutti i livelli a fianco dei lavoratori. Questo straordinario risultato premia perché lavoratori e lavoratrici hanno riconosciuto il nostro impegno
l'impegno della FIP e della FILC sempre presenti. In questi comparti, fondamentali per il Paese, pubblica amministrazione, sanità e scuola, la lotta per i diritti dei lavoratori, hanno in pratica significato sempre per la CGIL la lotta per promuovere i migliori diritti per i cittadini. Per questo risultato dell'RSU, conclude Scifo, è non solo un risultato della CGIL dei lavoratori, ma è anche un risultato a servizio di tutti i cittadini e del Paese. Ai raggi X l'esito delle elezioni per le RSU, per la FIP e CISL. I risultati ottenuti, ancorché positivi, non sono un punto di arrivo ma di partenza. Così il segretario generale Daniele Passanisi a commento dell'esito appunto delle elezioni che si sono svolte nei giorni scorsi. Nell'ambito Ragusa-Siracusa, afferma Passanisi, ci siamo confermati come il primo sindacato, mentre per quanto riguarda l'Ariblea rispetto al 2015 siamo cresciuti in termini di percentuale di voti assestandoci al 27%. Anche il numero di seggi è cresciuto, passando dal 30 al 33. Avremmo potuto fare di più in altri settori, nonostante l'ottimo trend, ma anche questo ci stimola ad operare con sempre maggiore intensità. Per quanto riguarda poi risultati più eclatanti ottenuti, continua Passanisi, possiamo dire che la FIP CISL ha fatto registrare la maggioranza assoluta da Cate e Chiaramonte, mentre a Gerratana sono i primi, e all'ISCP abbiamo ottenuto il 75%, e poi ancora il 67% alla Casa Circondale di Ragusa e alla Questura. Ma siamo cresciuti raddoppiando anche le rappresentanze al Libero Consorzio di Ragusa, quindi sindacato più eletto all'INPS di Ragusa, e continuiamo a crescere anche nei comuni di Vittoria, Santa Croce, Scicli e all'Agenzia delle Entrate. Insomma, un risultato, conclude Passanisi, che sancisce il consolidamento alla crescita del rapporto di fiducia con i lavoratori. Si apre in queste ore a Ragusa, Palazzo della Provincia, il kick-off meeting del progetto Enerbob, di cui Libero Consorzio di Ragusa è ente capofila. Negli ultimi anni le politiche europee per lo sviluppo di combustibili alternativi stanno agendo da forza trainante per diversi progetti dell'Unione Europea. Obiettivo: promuovere la mobilità sostenibile attraverso l'abilitazione di veicoli elettrici a circolare almeno negli agglomerati urbani, suburbani e in altre aree ad alta densità di popolazione. Il progetto Enerbob mira in pratica a studiare e supportare soluzioni comuni per i sistemi di trasporto elettrico a livello interurbano e interregionale, implementando reti pilota di infrastruttura di ricarica e valutando anche la sostenibilità di tecnologie in ordine alla richiesta di mobilità elettrica. Un progetto che mira principalmente a promuovere l'uso di veicoli elettrici nei sistemi di trasporto regionali locali esistenti dell'area Adrion, secondo gli orientamenti comuni interregionali, nonché a capitalizzare l'esperienza di progetti e azioni già testati dagli Stati dell'Unione Europea più avanzati. Superando con un secco 3-0 l'Enna e mantenendo il punto in più dal Mister Bianco che lo insegue in classifica, il Santa Croce di Lucente approda alla finale playoff, garantendosi il vantaggio di disputare in casa la gara con i catanesi, passare il turno anche con un pareggio. L'obiettivo della stagione regolare per la squadra biancazzurra è stato quindi raggiunto, dopo aver disputato un eccellente campionato per continuità di prestazioni e costante livello agonistico. Grande merito va naturalmente anche al tecnico Gaetano Lucenti, che ha dimostrato di saper guidare la barca, affiatare i vari componenti dell'organico e correggere i momenti di abbassamento della tensione agonistica nei momenti difficili. Indipendentemente dai risultati che la formazione biancazzurra otterrà nei prossimi playoff, squadra e società hanno già conquistato sul campo e nelle prestazioni una promozione nella qualità e nell'immagine che la proietta come esempio di riferimento, oltre a Maria di Ragusa, in eccellenza fra le squadre del calcio al di fuori dei confini provinciali. Un merito della dirigenza che ha costruito negli anni uno dei momenti di riferimento del calcio dilettantistico siciliano. Dopo essere stata per due volte sopra di 10 punti, una volta nel primo quarto e una seconda volta nel terzo, la Passanacqua cede nel finale di gara, semifinale gara 1 playoff contro il Venezia, che dunque tiene il fattore campo e si porta sull'1-0 nella serie che si giocherà al meglio delle 5 partite. Autentica mattatrice dell'incontro, l'ex Williams, che a suon di triple e alla lunetta ha fatto la differenza con 33 punti finali, permettendo alla propria squadra di ricucire lo svantaggio nella quarta frazione e poi nel finale di mettere quei punti di differenza che Ragusa non è riuscita più a colmare. E che la serie con la formazione lagunare si presentasse dura e difficile c'erano pochi dubbi, ma è chiaro che la squadra di recupero ha dimostrato comunque di potersela giocare fino in fondo. Abbiamo fatto una gran bella partita, ha commentato il tecnico dopo la gara, ovviamente commettendo qualche errore, ma la differenza l'hanno fatto ovviamente i 33 punti della Williams. Abbiamo provato anche varie soluzioni per contrastarla, ma c'era poco da fare, e comunque anche in questo caso poteva finire diversamente. Da parte nostra abbiamo fatto un buon
Pasca di Cerecubito, le ragazze sono state abbastanza intense. Adesso le due squadre torneranno l'una di fronte all'altro questa sera, sempre a Venezia, gara 2, quindi la serie si sposterà a Ragusa, dove giovedì 26 è in programma gara 3. Come noto, eventuale gara 4, sempre al Palaminardi, giorno 28. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Furto con spaccate e folle inseguimento per le vie di Vittorio, la polizia arresta un malvivente che assieme ad un complice avevano preso di mira un noto bar del centro cittadino. I malviventi hanno utilizzato un'auto come ariete trasportando il cassetto e il registratore. A bordo dell'auto i due non si sono fermati all'arte degli agenti. Ne è nato un pericoloso inseguimento concluso con l'arresto del conducente. Dopo l'ennesimo furto con spaccate interviene con Commercio Ragusa. I nostri associati dicono si sentono sotto assedio e chiediamo un incontro col prefetto per una situazione ormai insostenibile. La Confcommercio è presente a Luca Manenti, apprezza l'azione delle forze dell'ordine, ma i reiterati furti, dice Manenti, la maggior parte dei quali appunto con spaccata, richiedono ad oggi la necessità di porre la questione sotto i riflettori. Dopo operazione dei carabinieri a Modica e Scicla, arrestato un ladro seriale per furto e falsa attestazione. In manette anche un marocchino per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. In questo caso il marocchino in preda a fumi dell'alcol aveva dapprima minacciato il titolare di un bar, poi provato ad investire una ragazza e ad uno dei carabinieri intervenuti ha sferrato un calcio ad una gamba, poi è stato immobilizzato. Il comune di Comiso chiede alla regione la dichiarazione dello stato di calamità dopo i recenti forti danni causati dal vento che hanno imperversato nel territorio e danneggiato tante aziende. Un comparto che ha subito danni ingenti, ha spiegato il presidente del consiglio comunale Gigi Bellassai dopo l'approvazione in consiglio della relativa mozione, e poi si chiedono anche il censimento dei danni subiti dalle aziende agricole ipparine. Dalle urne per il voto delle RSU, Funzione Pubblica e Fincas CGL sono le prime in provincia, così il segretario generale Giuseppe Scifo dopo le elezioni giorni scorsi. Pubblica, Impiego e Scuola dice hanno risposto alla grande nonostante due comparti attraversati diverse difficili problematiche. La CGL ha reagito alla svalorizzazione del lavoro e questo, dice Scifo, è stato il risultato del nostro grande impegno.